squadra sta bene, la partita di domenica credo che abbia dato anche maggiore consapevolezza di saper reagire a delle situazioni particolarmente difficili, quindi sono sempre dei segnali di crescita e insomma andiamo a fare una partita contro una squadra importante, una squadra forte, una squadra inutile insomma sottolineare l'importanza di questa squadra, le capacità tecniche, individuali, insomma quindi e noi dovremo affrontarla con personalità. Ma io di questo non voglio parlare perché non mi interessa quello che succede insomma in casa altrui, già noi nei momenti di difficoltà forse questa squadra, almeno la nostra, ha dato sempre il meglio di sé, per cui potrebbe essere anche uno svantaggio. Mi piace sempre incontrare squadre che vengono da strisce positive, non da strisce, insomma, così, da momenti così non particolarmente brillanti. Detto, intanto aver avuto altri due giocatori nel gruppo, nella crescita, questo insomma è stato importante per la squadra, per il gruppo, perché due che non avevano mai giocato insieme, due giovanissimi, e devo dire la verità, si sono comportati veramente alla grande. E ritrovare Mario credo che comunque sia un bene per tutti. Una partita un po' particolare, Fabio, per il contesto, per lo stadio, per la cornice di pubblico che ci sarà, che so, rispetto a giocare in casa del vostro cruaro, nella mente dei giocatori. Tanto quando ci sono cornici di questo tipo, il Foggia non ha fallito mai. Questo è un dato di fatto. È la dimostrazione che una squadra che si esalta in situazioni così, in ambienti particolari, trovare insomma uno stadio con 7, 8, 9 mila persone comunque per la C è qualcosa di, insomma, di straordinario. Questo credo sia uno stimolo in più, anche se insomma a mio avviso non è che ne avessimo tanto bisogno, no, di avere uno stimolo in più considerando la nostra situazione attuale. Per cui è bello, una bella cornice contro una squadra importante, contro, insomma, in uno stadio bello, nuovo, insomma, c'è il fascino e sono tutte secondo me note importanti che vanno come dire, avvicinarsi in un contesto di partita tecnica, secondo me, a mio avviso, molto difficile. Ma io la contesto, ma questo purtroppo fa parte almeno in questo il nostro ambiente, perché noi dobbiamo pensare ai punti, farli con una squadra piccola o grande non importa, anche se a mio avviso in questa categoria sì, ci sono squadre che hanno investito di più, chi meno, chi ha investito in maniera diversa. Chi si può chiamare anche in un modo particolarmente strano, ma che ha investito molto e ha fatto delle squadre importanti, quindi poi magari perdere con queste squadre può avere una risonanza, un clamore più grosso, ma secondo me ingiusto. Ci sono insomma delle squadre, come dire, che senza andare insomma troppo nei dettagli, che pur non avendo una grande storia calcistica, però hanno investito moltissimo, hanno fatto squadre competitive. Quindi a me il fatto di dire tanto non si ha nulla da perdere, per me è assolutamente una cosa sbagliata e non abbiamo mai sentito, cioè non ne voglio neanche sentir parlare all'interno del gruppo, perché dobbiamo pensare ai punti, ci sono in punti, in palio dei punti. Una curiosità, la presenza di Colucci nel gruppo questa settimana potrebbe dato qualcosa anche dal punto di vista psicologico dell'approccio alla partita, il fatto che abbiano comunque lavorato a fianco di un giocatore che fino a pochi. Ma infatti quando c'è stata l'opportunità io sono favorevolissimo, perché comunque ha anche una forma di imitazione, no? Per tanti giovani, per tanti che non sono tanto giovani ma che hanno ancora la possibilità di fare il salto, quindi di intravedere, di confrontarsi, uno stimolo. Io mi auguro per Beppe, insomma, che non ci sia più questa situazione, perché significa che ha trovato squadra. Però Non lo cacceresti assolutamente. per Insomma, quindi è una nota positiva, devo dire la verità. caso. Veloce, però l'ultima cosa.
Io la partita di Pešin è troppo particolare perché è impostata in un modo, dopo un minuto salta il banco, e però il primo tempo di Pešina io insomma sono molto soddisfatto. Insomma, dobbiamo essere soddisfatti perché siamo andati su un campo contro una squadra comunque forte. Ciao, ciao. È saltato tutto perché, questo per dire, che forse tolto il primo tempo di Potenza e il secondo tempo di Pescina, ecco, mi piacerebbe vedere un primo tempo di Pescina e un secondo tempo di Potenza, ovviamente con dovute proporzioni, con più personalità, con ancora di più personalità. Ma io direi ci metterei la firma ad andare avanti così fino alla fine, insomma. Aritmeticamente la sala Giorgio Romeo. E poi dare continuità, fare quattro pareggi di fila, insomma, fare vittoria e una sconfitta, devo dire la verità. Devo dire che secondo me ogni settimana la squadra deve far tesoro di quello che è stato, qualche errore, e quindi evitare di commettere lo stesso errore, acquistare qualche cosa, qualche sicurezza in più, e così si costruiscono le squadre, così si costruiscono i risultati. E così si costruiscono, come dire, i gruppi, gli equilibri vengono fatti così. Se la squadra ha questa capacità di evitare di commettere gli stessi errori, insomma, già di domenica in domenica, acquisire quelle sicurezze, domenica secondo me deve aver dato una sicurezza a tutta la squadra. E queste uno deve mettersele dietro, insomma, arricchire il proprio bagaglio e andare avanti.